La Cabre Casearia Bresciana è una cooperativa agricola nata nel 1954 nel comune di Verola Nuova e attualmente composta da 60 soci allevatori, in larga prevalenza bresciani, ed offre occupazione ad un centinaio di dipendenti. I soci ogni giorno fanno confluire dalle proprie stalle circa 2.500 quintali di latte, che la Cabre provvede a controllare attraverso il proprio laboratorio di analisi e a lavorare per la trasformazione in formaggio, grana padano e provolone, ma anche in burro e altri prodotti genuini. Ed ora inizia questo nostro viaggio all'interno dell'azienda casearia bresciana, che vi mostrerà le fasi salienti della lavorazione del provolone e del grana padano, che finiscono poi sulle tavole degli italiani. Comincia la visita in Cabre dopo aver visto l'allevamento di vacche da latte. Il nostro latte arriva qui in Cabre. Siamo con il dottor Arturo Ginelli, che è responsabile della produzione. Avete due stazioni diverse per lo scarico. Sì, esattamente. Avendo noi, no, lavorando all'interno del nostro stabilimento, trasformiamo il latte nelle produzioni di provolone valpadana e di grana padano, abbiamo appunto due linee di scarico che sono effettivamente separate. Quella che vediamo è quella destinata al grana padano. Esatto, quella che abbiamo alle nostre spalle in questo momento è la linea che destiniamo allo scarico del latte, che sarà destinato alla trasformazione in grana padano. Mediamente quanti litri scaricate ogni giorno? Oh, in litri. Diciamo che noi raccogliamo complessivamente circa 2.500 quintali di latte al giorno, che corrispondono quindi a 250.000 litri di latte, e ne vengono destinati grosso modo il 50% a grana e il 50% a provolone. È tutto latte che arriva dalle aziende del territorio? Esattamente, tutto latte che arriva prevalentemente dalla provincia di Brescia, quindi tutto latte, diciamo, locale, o meglio, e non solo, è latte dei soci che sono conferenti della Cabre, in quanto la Cabre è una cooperativa di soci allevatori. Il latte che vediamo essere scaricato qui poi finisce dove? Allora, questo latte poi, questo in particolare, questo del grana, andrà a finire in due fiori, dove avverrà la separazione della crema di latte e del latte scremato. Il latte decremato, cui è stata tolta la panna, che avrà un tenore di grasso intorno al 2,6%, verrà poi destinato domani mattina alla lavorazione del grana padano. Dottor Ginelli, questi silos, questi contenitori raccolgono il latte per il provolone? Esattamente, questi serbatoi servono per lo stoccaggio del latte che sarà destinato alla lavorazione del provolone. A differenza di quanto avviene per il latte destinato alla lavorazione del grana padano, in cui il latte deve prima sostare per separare la panna, per quanto concerne invece il provolone, il latte verrà lavorato intero, cioè senza che venga tolto alcuna briciola di grasso, e il latte andrà in lavorazione con un contenuto di grasso intorno al 3,9% circa. E allora a questo punto cominciamo a fare un giro in azienda per vedere le fasi della produzione. D'accordo, va bene, l'accompagno. Abbiamo dovuto attrezzarci per poter entrare nelle sale della Cabre proprio per un rispetto delle norme igienico-sanitarie. Qui siamo in una stazione diversa. Cosa succede qui? Allora, l'impianto, questo qui che abbiamo qui di fianco a noi, serve in pratica per stabilizzare la temperatura del latte che viene destinato alla lavorazione del grana padano. O meglio, il latte passa attraverso questo scambiatore a piastre e viene portato a una temperatura di 10 gradi centigradi. Da qui il latte poi viene inviato agli affioratori per essere poi sfavorire questo sistema della separazione naturale della crema di latte. I 10 gradi centigradi ci consentono che cosa? Ci consentono di avere un naturale affioramento della crema di latte, cioè creare le condizioni ottimali affinché avvenga questa separazione. Adesso ci spostiamo e vediamo invece questi serbatoi. Esatto, il latte che abbiamo raffreddato a 10 gradi viene caricato in questi speciali tipi di serbatoi che si chiamano affioratori. Che mi diceva sono sezionati a sei strati. Esatto, ciascuno di questi a sua volta separato al suo interno in sei piani. In ciascuno di questi piani vengono caricati circa 150 quintali di latte. Il latte viene caricato in questi serbatoi, ne vengono caricati quindi 150 quintali di latte per ciascun piano. E il latte rimane in sosta per 8 ore. In sosta vuol dire che il latte viene lasciato fermo
per esattamente il tempo necessario affinché avvenga la separazione della crema di latte. Quindi alla fine di questo processo, di questa sosta, di questo intervallo di tempo, avremo il latte che è in due strati, uno strato superiore che è rappresentato dalla panna o dalla crema di latte, che ha un 22% di materia grassa e che sarà destinato alla trasformazione in burro, mentre la parte sottostante, il latte decremato, viene inviato alla lavorazione del grana padano. Stiamo facendo questa sorta di ping pong tra grana padano e provolone. Qui abbiamo le cisterne per l'impianto per la produzione del provolone. Sì, diciamo che queste sono le linee per lo scarico del latte del provolone. A differenza del grana padano, come abbiamo visto prima, viene portato a 10 gradi centigradi per favorire l'affioramento naturale della crema di latte. Viceversa, per il provolone, la temperatura a cui viene portato il latte è di 4 gradi centigradi. Quindi viene raffreddato. Esattamente, il latte che già arriva intorno ai 4-5 gradi, qui per sicurezza lo facciamo passare attraverso questo raffreddatore, dove per scambio con acqua gelida il latte viene portato a 4 gradi centigradi e va in stoccaggio nei serbatoi che abbiamo visto prima all'esterno. Il latte rimane in sosta circa 24 ore e domani mattina verrà destinato alla caseificazione. La prima cosa che caratterizza che differenzia le due lavorazioni sono la modalità di trattamento termico a cui viene sottoposto il latte prima di inviarlo in lavorazione. Per quanto riguarda il provolone dolce, che ha una stagionatura più breve rispetto a quello piccante, è necessario in qualche modo pastorizzare il latte in modo da sanificarlo dal punto di vista igienico, ed è per questo che il latte viene portato a una temperatura di 72 gradi per 15 secondi, dopodiché viene raffreddato, o meglio, viene portato a una temperatura di 36 gradi, che è quella ottimale per mandarlo in lavorazione. Viceversa, per il provolone piccante, dove è la stagionatura che aiuta a garantire le condizioni igieniche, non è necessario pastorizzare e pertanto il latte viene riscaldato sempre con questa macchina a 36 gradi e da qui inviato alle polivalenti, dove avviene il clou della lavorazione. Quindi un ciclo di produzione lungo e anche complicato. Diciamo di sì. Tutto il ciclo produttivo è gestito a livello di computer, tutto informatizzato. Sì, diciamo che serve sempre la mano del casaro per condurre tutte le operazioni, però in questa attività che è fondamentale in un caseificio è supportato chiaramente da degli strumenti moderni che sono ad esempio appunto i sistemi automatizzati come tipo questo impianto che abbiamo ora visto, e oltre all'automatismo degli impianti questi sistemi di supervisione informatica consentono di evitare errori, e quindi sono di grosso aiuto alla produzione. A questo punto della nostra visita in Cabre siamo giunti nel laboratorio di analisi e qui incontriamo Simona Baviera, che è la responsabile del controllo qualità, soprattutto anche del latte in arrivo. Questo è un po' il fulcro, il cuore dell'azienda. Questo è il laboratorio e il ricevimento latte dell'azienda caseria bresciana. Qui verifichiamo la qualità del latte in ingresso e selezioniamo per qualità la destinazione nelle varie produzioni. Viene effettuata la verifica sistematica giornalmente prima dell'accettazione del latte per i parametri qualitativi di lavorazione. Vengono eseguiti controlli a campione o su tutto il prodotto che entra? È su tutto il prodotto, quindi tutte le masse in entrata più campioni qualità sui singoli conferenti, sui singoli soci e su scomparti dei camion. Per cui... Quindi andate a garantire la qualità poi del prodotto finale? Esattamente, viene verificata preventivamente e verificata all'accettazione ogni giorno. Che tipo di analisi effettuate? Test rapido sugli inibenti, test ufficiale sugli inibenti, grasso, proteine, lattosio, temperatura, acidità, crioscopia, sistematicamente. Indagini microbiologiche ulteriori vengono effettuate su latte in lavorazione, su caldaie, su latte a provolone o su masse a campione. Allora, qui siamo nella sala di lavorazione del provolone. Quindi andiamo ad incontrare una nuova fase della lavorazione. Esattamente, allora abbiamo detto che il latte pastorizzato oppure di latte crudo per le due diverse lavorazioni viene inviato, viene messo in queste macchine che si chiamano polivalenti. E sono queste che abbiamo davanti. Esattamente. Ognuna di queste attrezzature contiene circa 120 quintali di latte. Quindi verranno inseriti in ciascuno di esse questi 120 quintali di latte, ai quali vengono aggiunti 40 grammi per quintale di caglio
e un 2% di siero innesto. Anche qui un inciso sul caglio. Il caglio è differente a seconda del tipo di provolone che vogliamo andare a produrre. Per quanto riguarda il provolone dolce, viene aggiunto del caglio liquido di vitello. Mentre quando si va a produrre provolone piccante si aggiunge un speciale tipo di caglio, che è il caglio in pasta di capretto, che serve praticamente a conferire quel sapore più deciso e più piccante che ha appunto il provolone cosiddetto, che lo va a caratterizzare, che lo caratterizza organoletticamente. Esattamente. Un aspetto importante per quanto riguarda la lavorazione e l'impiego del siero innesto, che viene utilizzato per l'acidificazione del latte in polivalente, questo è di produzione autoctona. Cosa significa? Che quello che abbiamo ottenuto dalla lavorazione di oggi, dopo un trattamento particolare di microfiltrazione che viene fatto con questi impianti, verrà utilizzato per la lavorazione del giorno dopo. E questo ci garantisce di selezionare dei ceppi di microrganismi che sono specifici del nostro caseificio e che vanno a caratterizzare organoletticamente il prodotto, in maniera tale che sia distinto rispetto alle produzioni di altri caseifici. È un po' come avere una ricetta particolare, esatto, che la Cabre utilizza. Esatto, ognuno ha, in base al proprio latte che ottiene, ha i propri sieri, i propri fermenti che ha praticamente selezionato nel tempo. Dopo la fase della lavorazione in polivalente, ecco che adesso vediamo lo scarico della cagliata. La cagliata viene scaricata per gravità, quindi senza l'ausilio di pompe, all'interno di questi carrelli, noi chiamiamo carrelli drenanti. Cosa succede? Sono tutte, hanno delle pareti forate per consentire in pratica l'eliminazione del siero. Qui viene scaricato tutto, quindi siero più la massa caseosa, il siero se ne andrà attraverso queste pareti e sarà raccolto da opportune pompe per essere destinato a altre lavorazioni, e quello che poi rimarrà sarà la massa caseosa, che diventerà in pratica il nostro provolone. Cabre, cooperativa agricola casearia bresciana, bontà della natura dal 1954. Biotech Agritalia, piccoli impianti per grandi aziende. Integra il tuo reddito, crea energie sostenibili con Biotech Agritalia al tuo fianco. Avicola Monteverde, passione italiana dal 1950. Dopo che è trascorso una mezz'oretta dallo scarico della nostra cagliata ed è stato facilitato in pratica l'allontanamento del siero, ecco che la nostra pasta viene in pratica tagliata a pezzi da circa 2,5 kg, 3 kg, e viene estratta e posta su questi tavoli, su questi carri. Questa è un'operazione necessaria, poi vedremo con le diverse fasi dei rivoltamenti, per favorire l'acidificazione naturale della pasta. Acidificazione che è consentita grazie appunto al siero innesto che noi abbiamo aggiunto nella fase di lavorazione polivalente, che servirà per dare quelle tipiche caratteristiche del nostro provolone. E qui siamo giunti alla fase di rivoltamento e taglio della pasta, quindi il nostro provolone comincia a prendere forma e consistenza. Esattamente, allora dopo lo scarico che abbiamo visto della cagliata inizia questa fase importante che prende il nome di maturazione della pasta, che favorisce in pratica due aspetti importanti. Uno, l'acidificazione della stessa, cioè la porta a una temperatura a un pH, scusi, idonea per la filatura, e che consente in pratica la trasformazione in pratica della struttura proteica di questa pasta, che da globulosa diventa fibrosa, cioè diventa la famosa la pasta filante, per farla, diciamo, per poter essere idonea per filare. Non altro, tutti questi rivoltamenti servono anche per favorire l'ulteriore spurgo e il rilascio del siero, perché la pasta diventa più asciutta per poter essere poi filata. Al termine del processo di maturazione della pasta, quindi a quando ho raggiunto il pH, quindi l'acidità corretta, nonché il giusto grado di umidità, la pasta viene caricata su questa taglierina. Questa prima macchina ha lo scopo di ridurre finemente i pezzetti di pasta in maniera tale che poi questi possono essere destinati alla fase di filatura. La filatura ha come scopo principale quindi quello di stirare la nostra pasta. Questo avviene mediante un ciclo di stiratura fatto per mezzo di lame elicoidali in una soluzione di acqua calda, in maniera questo che provochi lo stiramento in pratica della nostra pasta e la renda quindi poi facilmente modellabile. A questo punto la pasta è modellabile e infatti noi adesso procediamo al riempimento di questi tubi formatori. Quando la pasta ha raggiunto il suo quantitativo che noi abbiamo preimpostato,
vengono scaricati questi pezzi di pasta che sono ancora privi di forma. A questo punto l'operatore che è incaricato della formatura li preleva, li modella manualmente e poi li inserisce all'interno di questi stampi, dandogli la caratteristica forma. In questo caso l'operatore sta procedendo alla produzione della cosiddetta forma mandarone. A completamento della fase di formatura di questa particolare pezzatura avviene la messa in corda del prodotto. Vedete, il prodotto viene legato con queste sue corde caratteristiche, dopodiché l'operatore lo preleva e lo mette all'interno di queste vasche che contengono in pratica dell'acqua fredda, acqua che sta a una temperatura di 11 gradi. E in questa situazione il prodotto vi rimane per 24 ore, dopodiché domani mattina verrà preso e caricato in salamoia. Ci ha detto che per fare un chilo di questo formaggio occorrono 10 litri di latte. Esattamente, infatti la resa di produzione di questo prodotto è circa il 10%, quindi ci servono 10 chili di latte per riuscire a produrre un chilogrammo di questo formaggio. Allora, trascorse le 24 ore necessarie, si procede al processo di salatura. Esattamente. Allora, il nostro provolone nei diversi formati, dopo la fase del rassodamento, che è durata, come dice esattamente lei, 24 ore, vengono portati in questa sala, dove è sottoposto alla salagione. Il provolone, come abbiamo visto, è rappresentato da diversi formati, no? Ci sono pezzature che vanno dai 4 etti fino ai 55 kg. Nello specifico, quelli che sta scaricando adesso il nostro operatore sono forme da 20 kg. Vengono scaricati in queste vasche, dove rimarrà immerso in questa soluzione per un tempo variabile a seconda del formato. Come dicevamo, le pezzature da 4 etti fanno una sosta che dura poche ore. Viceversa, le pezzature più importanti, come i provoloni dicevano da 55 kg, rimangono immerse in questa soluzione per più di 10 giorni. Tutto è proporzionato. Tutto è proporzionato, chiaramente, ai chili di formaggio. Il provolone poi deve essere ricoperto con questi teli blu per evitare i processi di ossidazione o di macchiatura della pasta, che potrebbero derivare appunto dal contatto con l'ossigeno. E poi l'altra cura che bisogna tenere i provoloni durante questa fase sono i continui rivoltamenti. Importanti due aspetti: uno, la temperatura della soluzione, della salina, che è intorno agli 11 gradi centigradi, e quindi anche tutto questo ambiente risulta condizionato. All'uscita dalla salamoia ecco che il nostro provolone viene messo in rete. La messa in rete ha la funzione in pratica di rendere il prodotto gestibile poi nelle fasi successive di resinatura e di stagionatura, perché il provolone si caratterizza per il fatto di completare il suo affinamento o stagionatura appeso in queste stanghe nei magazzini. Dopo che il nostro provolone è stato messo in rete o in corda, arriva in questo reparto dove inizia la stagionatura. Sì, o meglio, questa è la prima fase della nostra stagionatura, che va sotto il nome di asciugatura. Il provolone, ancora con la sua pelle naturale, viene messo in questa sala che ha una temperatura e umidità controllati per favorire l'asciugatura della pelle. Trascorse 48 ore il prodotto viene preso e poi viene immerso in queste sale, dove viene rivestito da questa resina sulla superficie esterna, che serve per preservarlo dall'aggressione delle muffe durante la stagionatura. E qui siamo proprio nel reparto di stagionatura del nostro provolone. Esattamente, questo è il magazzino di stagionatura del provolone piccante. Tra l'altro qui in questo magazzino dove teniamo le pezzature più grandi. Ad esempio questi sono tutti i nostri, sono dei pancettoni da 50 kg. Anche qui la temperatura e l'umidità chiaramente sono sempre controllati e posto sotto controllo di un processo, praticamente di un processore informatico. E quanto dura questa stagionatura? Diciamo che per un provolone da 50 kg, una pancetta come in questo caso, si può arrivare dai 9 ai 12 mesi di stagionatura, mentre per quanto riguarda delle altre pezzature, tipo i mandarini, lì la stagionatura, essendo delle pezzature più piccole, quindi da 20 kg, arriviamo intorno ai 7-8 mesi. I mandarini, tanto per intenderci, sono queste forme che vediamo qui davanti. Esatto, sono quelle forme un po' tipiche, caratteristiche del formaggio provolone, sono pezzature appunto da 20 kg e che hanno una stagionatura, appunto, mi ripeto, di circa 7-8 mesi.
E qui siamo a una delle fasi finali della lavorazione, dove il prodotto viene legato, messo con il marchio Cabre, pronto per essere commercializzato. Esattamente, alla fine del processo della stagionatura, quindi questa abbiamo la fase, diciamo, di preparazione per la vendita o di abbellimento del prodotto, dove vengono messe delle corde nuove, pulite, in maniera tale sempre appunto per rispetto delle norme igieniche, e poi viene rivestito di questa particolare, diciamo, confezione che noi chiamiamo pelure. Laini Fratelli, da 30 anni al servizio dell'agricoltura. Heliopig, tecnologia avanzata per impianti sostenibili. Dopo aver parlato di provolone, è giunto il momento di parlare di grana padano a marchio Cabre. Siamo con il responsabile dell'assicurazione qualità, Ugo Ferrari. Qui dove siamo? Qua siamo nel reparto del grana padano, nel reparto di lavorazione. Il latte arriva in caldaia distribuito attraverso un carrello automatico, perciò gestito da un sistema informatico. La caldaia in rame viene riempita con circa 10 quintali di latte, che poi si trasformerà in due forme di grana, che sono queste. Perciò ogni caldaia, 10 quintali di latte, si fanno due forme di grana padano. Questa è un'altra fase importante per la produzione del grana padano. Esattamente, qua al latte viene aggiunto il caglio, il lisozima e il siero innesto, quindi portato a una temperatura di circa 35 gradi, lasciato che agisca il caglio e perciò si trasforma in coagulo, poi il coagulo viene rotto prima manualmente con uno spino, esattamente, e deve essere una fase molto delicata, perciò con maggiore attenzione, proprio per evitare che si crei un polvere che creerebbe poi difettosità nel formaggio. In una seconda fase con uno spino meccanico in modo più energico. Quindi il coagulo viene poi fatto nella fase di cottura, portato a una fase di cottura, perciò viene riscaldata la massa e poi lasciata depositare sul fondo della caldaia, al che poi avverrà l'estrazione della forma, delle forme di grana. Vedo che c'è ancora molta manualità da parte del casale. Sì, esattamente, mentre col provolone tutto viene gestito in un sistema informatico per ricette, qua invece avviene ancora la fase di lavorazione con l'esperienza del casaro, la manualità, dove l'esperienza del casaro stabilisce proprio la qualità del grana, come lavora in funzione del latte e in funzione anche del metodo di lavoro utilizzato in questa azienda. Quella che stiamo vedendo adesso è la lavorazione con la pala, l'estrazione con la pala. È l'estrazione, perciò dopo la fase di cottura la massa caseosa viene lasciata depositare sul fondo per circa un'ora e poi estratta. Prima di essere estratta viene tagliato in due parti uguali con attrezzatura che si chiama gemellatrice, perciò divisa a metà. La massa caseosa viene poi estratta con la pala, messa in un unico fagotto e successivamente poi divisa in due fagotti, dividendo chiaramente la massa così come è stata tagliata in due forme completamente uguali. E qui otteniamo le nostre famose due forme. Otteniamo le nostre famose due forme di grana padano. E qui noi stiamo vedendo i nostri fagotti che vengono raccolti con questo carrello elevatore per poi essere messi nelle forme. Poi messe nelle fasciere e comincia la vera e propria messa in forma della massa caseosa. Allora, qui siamo arrivati ad un'altra fase, esatto, di lavorazione, che è la prima sala di asciugatura o stufatura, dove la forma di formaggio arriva nella sua fasciera, viene mantenuto nella tela e poi si fanno più rivoltamenti. Quando si toglie la tela, a questa massa caseosa viene applicata la fasciera, cioè una fascia in cui viene posto la marchiatura del grana padano, vengono posti dei pesi sulla la fasciera, perciò sulla massa caseosa, e qua comincia a prendere forma. Quando viene tolta poi la tela nei rivoltamenti, viene posta applicata la
placca di caseina, che diciamo è la carta d'identità del formaggio. Perciò abbiamo tutte le informazioni per avere una rintracciabilità del formaggio. Con Ugo Ferrari entriamo adesso in questa sala dove cominciamo a vedere delle forme che stanno ormai definendo il nostro Grana Padano. Esatto, questa è la seconda stanza ed è di rassodamento dove la temperatura fredda, qua comunque siamo a una temperatura che va dai 10 agli 11 gradi, viene posta in queste fasciere metalliche che gli danno la caratteristica forma del Grana Padano. Dopo 24 ore viene tolta la fasciera, posto in cestoni di acciaio che poi verranno posizionati in salamoia, cioè in salatura, e lì ci resterà per circa 21 giorni. Ho notato come siete molto attenti all'osservanza delle norme igienico-sanitarie. Assolutamente sì, noi siamo coscienti che dobbiamo dare un servizio al consumatore della massima igiene e salubrità del prodotto, perciò questa è l'attenzione principale dell'azienda, di poter dare un servizio di qualità e di igiene ai nostri consumatori. Ecco, dopo la fase di salatura il formaggio entra sulle scalere nel magazzino di stagionatura dove periodicamente viene pulito attraverso questa macchina pulitrice e spazzolatrice che mentre pulisce le forme le gira e perciò crea un rivoltamento per mantenere una standardizzazione di stagionatura ottimale. E qui vediamo le nostre forme di Grana Padano prodotte dalla Cabre, marchiate Grana Padano. Esattamente, dopo circa 10 mesi l'espertizzatore del consorzio Grana Padano viene a visionare le forme, ne stabilisce la qualità, se ritiene che la qualità è idonea, da quel momento viene marchiato a fuoco col marchio del Grana Padano e a tutti gli effetti diventa Grana Padano e pronto per la commercializzazione. E che è un DOP? Che è un DOP. Il Grana Padano è un formaggio DOP, di origine, denominazione di origine protetta. Termina qui questa puntata dedicata alla Cabre, dove abbiamo visto la produzione del Grana Padano e del Provolone, ma prima di congedarci vogliamo ancora dare un'indicazione su dove poi finirà questo prodotto. Diciamo che il mercato è prevalentemente il mercato nazionale, dove destiniamo circa l'80% dei nostri prodotti, vengono quindi commercializzati in Italia. In modo particolare il provolone viene commercializzato nel meridione, nel sud dell'Italia, mentre il Grana Padano trova una diffusione su tutto il territorio nazionale, indistintamente dalla regione. E rimanente quota invece abbiamo anche un 20% delle nostre produzioni che vengono destinate al mercato estero, il mercato europeo, prevalentemente Spagna, Germania e qualcosa anche in Francia, ma soprattutto anche paesi extraeuropei tipo negli Stati Uniti, in Canada ed in Australia, dove arriva appunto il prodotto. Perché arriva soprattutto questo prodotto? Perché c'è stata la migrazione anni fa dei nostri italiani che sono andati là e che hanno portato la nostra tradizione culinaria e quindi utilizzano ancora questi prodotti per sentirsi vicino alla loro patria natia. Che ci fa sentire orgogliosi insomma di essere italiani. Senz'altro. Allora io ringrazio i protagonisti di questa nostra visita alla Cabre, responsabili di settore che ci hanno aiutato e vi hanno soprattutto aiutato a capire cosa c'è dietro una forma di provolone, una forma di Grana Padano. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito con Civiltà Rurale. Ci rivediamo tra una settimana, stessa ora e stessa rete.